Ben ritrovati a SPS Italia 2015, sono in compagnia di Maurizio Bossi, Simulation Sales Executive di Autodesk. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Partiamo subito proprio da Autodesk. Chi siete? Autodesk è una multinazionale leader nelle tecnologie di progettazione 3D in ambito architettonico, manifatturiero e media entertainment. Abbiamo diverse soluzioni in questi diversi settori, partendo dall'idea, quindi da un'idea iniziale di prodotto, soluzioni di progettazione, simulazione, soluzioni di gestione dei dati, gestione dei flussi, fino ad arrivare anche a soluzioni per il marketing e le vendite, quindi configuratori di prodotto, configuratori tecnici sostanzialmente. Quotidianamente parliamo con le aziende che utilizzano le nostre tecnologie, con i nostri utenti sostanzialmente, infatti siamo SPS anche per incontrarli Ce ne sostanzialmente, sono tanti. ce ne sono abbastanza, devo dire, sicuramente, e ci rendiamo conto parlando con loro che il modo di progettare, il modo di produrre le cose sta cambiando sostanzialmente e noi stiamo aiutando le aziende, stiamo aiutando i nostri utenti in questo nuovo modo di fare le cose. In Autodesk, multinazionale americana, chiaramente lo chiamiamo The Future of Making Things, quindi il futuro di fare le cose. Ecco, in concreto di cosa si tratta? Sostanzialmente il futuro di fare le cose è legato a tre aspetti principali. Un aspetto è legato alla produzione, un altro aspetto legato ai clienti in se stesso, quindi il mercato, e un terzo aspetto legato ai prodotti. Legato alla produzione si cerca sempre di rendere la produzione più efficiente, più economica, ovviamente, ma più flessibile. Ci sono nuove aziende, nuove start-up che stanno entrando nel mercato con nuove idee, nuovi prodotti particolari, e dove però non si possono permettere di fare degli investimenti notevoli, in tecnologie di produzione particolari. Per cui si sta guardando a delle tecnologie diverse di produzione che vengono denominate additive manufacturing. Faccio un esempio, c'è un'azienda americana che si chiama Normal, che propone al mercato degli auricolari. Auricolare, uno dice, è Ci un sono, auricolare. ok. In realtà si differenzia rispetto alle altre perché grazie a un'applicazione dal telefonino uno fa la foto al suo padiglione auricolare, la spedisce all'azienda, loro la stampano con una stampa 3D, fondamentalmente dopo una settimana mi arriva a casa l'auricolare con il guscio personalizzato rispetto al mio padiglione auricolare, fondamentalmente. Questo è un esempio di additive manufacturing fondamentalmente. Per quanto riguarda invece il mercato sta diventando sempre più esigenze, chiedono sempre prodotti più customizzati, di È una conseguenza, parola d'ordine qui a SPS, effettivamente. esatto, custom fondamentalmente, quindi non ci si può più permettere di avere delle linee di produzione per migliaia di pezzi, ovviamente devo fare un qualcosa di molto più ristretto. E i nuovi prodotti, i prodotti del futuro dovranno essere connessi tra di loro, devono comunicare tra di loro fondamentalmente. Se pensiamo oggi alla domotica, per esempio, io dal mio telefonino sono in grado di comandare il riscaldamento in casa. Quindi Chiaro. Quindi è prodotti un che futuro che è comunicano. già qui in realtà, in qualche modo. È un futuro che Inizia. è già qui sostanzialmente, noi stiamo portando avanti questi argomenti con le nostre tecnologie per dare modo a queste aziende anche di progettare nel nuovo modo, quindi team di progettazione che non sono più localizzati in un singolo ufficio, ma sono sparsi nel mondo e queste persone, grazie anche a tecnologie che abbiamo su cloud, sono in grado di portare avanti un progetto insieme pur non essendo nello stesso Un'ultimissima luogo. domanda rapidamente. Le figure professionali in questo caso come stanno evolvendo? Chi cercate nel vostro caso? Ma sono figure professionali sicuramente progettisti, ingegneri, ma che hanno questo nuovo concetto di progettare, quindi che sono aperti a nuove tecnologie e alla possibilità quindi di ottimizzare vari processi di sviluppo prodotti, nuovi È prodotti. importante che arrivi da questo punto di vista un messaggio chiaro perché si parla tanto di formazione, tanti ragazzi qui a SPS Italia 2015, dunque indirizzarli per capire quali sono le necessità, le professionalità che serviranno domani. Sicuramente professionalità tecniche legate al nostro settore, se andiamo nel campo del BIM,
building, ovviamente architetti, in campo manifatturiero, siamo sicuramente ingegneri o progettisti, tecnici, nel campo media entertainment sono degli artist fondamentalmente, usano tecnologie 3D per fare film di animazione ovviamente. Maurizio Bossi, Autodesk, grazie di essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.